Amici di Lux74 Channel, benvenuti a un video old school, come ho sempre, come siete abituati a vedermi di solito, un po' tirato via, devo essere sincero, perché qua siamo di lavori, di arruffo, e non sono ovviamente nella solita mia location, ma sono nella grotta, nel regno di colui che è il mio compagno di sempre in questa avventura videofonica. E Maurizio, prego, mi dai pure qua. Buonasera, salve a tutti. Videofonica. Sì, mi è venuta così. Videofonica, mi piaceva. Poi me lo spiego. Allora, perché questo video qua? Scusa, ti impallavo. Ma non stare troppo. Devi stare. Senta, c'è la X lì in mezzo. Perché eravamo qui, no, a mettere a posto delle cose e c'è una scatola da aprire. Vediamo cosa c'è in questa scatola. Qualunque non si sa cosa ci sia e non ci sa niente. No, io sinceramente non ricordo questa scatola. Allora, noi la aprire, quindi la apriamo e vediamo. Abbiamo il trincettino e quindi in questo video videofonico vediamo di. Videofonico mi piace. Ragazzi, cosa c'è? Io lo mando a prescindere, anche se c'è una bambola gonfiabile sgonfiata. Aspetta, li metti, non tagliamo, li toglili. Non mi ricordo che cosa sia. Sì, è materiale. Materiale. Niente bambole gonfiabili. No, 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 è materiale. Però c'è un. C'è qualcosa di. Abbiamo pluriball come se piovesse. Salviamola che può essere. Utile. Questo me lo porto via io, guarda. Perché. Ci spedisco una cosa, ragazzi, niente di comodo, ma cose molto interessanti. Abbiamo. Io vorrei che tu ne parlassi te perché io non le conosco. Questo è un Dreamcast giapponese. Questo è un Dreamcast giapponese con la scatola. Non è una limited edition, anche se hanno provato a spacciarla con la faccia e le foto del presidente di Sega. Ma è un Dreamcast giapponese e abbiamo anche il suo compagno. Il suo compagno, questa è la scatola classica del Dreamcast. Sono due Dreamcast. Due Dreamcast. Sono entrambi giapponesi. Il Dream. Il colore arancione indica la versione giapponese. E vogliamo dire, in breve cenno storico, è stata l'ultima console fatta dalla Sega. E molto ambiziosa. Era nel 99, se non vado errato, è uscita nel 99. Grande console. Più potente di PS2. Più potente di PS2, ma purtroppo poco sfruttata. Ormai i cavalli di battaglia erano della Sony, qui hanno sfondato molto con i titoli arcade di Sega, che chiaramente sono stati portati là dalla Nintendo, ovviamente. Sì. E non ha avuto il successo che meritava. L'ha avuto, ma avrebbe dovuto avere di più. Ancora oggi farebbe la sua figura. Vediamo la scatola, vediamolo un po'. Io Dreamcast io non ce l'ho a collezione. Sinceramente, questa è una bella console, notevole. Sbalordì quando uscì era. Eccola, il famoso Dreamcast. Che insomma, una bella consolina, stranamente non ingiallita, le vedo. No, non solo, anche con quasi tutti i libretti. 128 mega se non sbaglio. Dream Passport 3, 128 bit. Sì. 128 bit, non mega. Questo era il Passport. Che il cavo telefonico, perché potevi. Molto carino. C'era il suo server, giapponese, no? Come le copertine giapponesi, imbattibili. C'era, se non sbaglio, il suo server. Sì. Fin quando è stato in piedi, quei pochi giochi che andavano online. Allora, guardate. A parte non spiego niente, spiego l'ovvio, ma era bello il joypad particolare dove potevate mettere qui una apposita memory card che arriva, se non sbaglio, la memory card con lo schermo a cristalli liquidi, la che dovrei avere, ma era raggiungibile in mezzo alla roba, e poteva essere aggiunto quella e sfilata per giocare. Alcuni giochi prevedevano di poterla giocare sfilata dal joypad, anche se avrebbe consumato la pila tipo orologio in 10 minuti. E volendo un secondo slot, di solito occupato dal Rumble Pack, insomma, Rumble quello pack. Che dava le vibrazioni. Un po' come giapponese, non me lo ricordo, ma era un Rumble Pack. Peccato, mancano pure i stiroli, però per il resto c'è tutto. Vediamo quella giappo. Anche questa è giappo, però questa sarebbe una limite. Anche se non vado errato, la console
poi dentro identica, era solo, non aveva un altro colore. Io di console limite giapponesi hanno fatto quella rosa di Sakura, di Hello Pig, io ho quella nera americana della Sports, quando nera, nera. Questa, nera sì, questa si apre. Questa è bella completa, sì, questa è completa di tutto, cartone interno, c'è anche il passport stavolta, facciamolo vedere. Sì, per far vedere questo è il passport. Vedi come erano confezionate. Questo sarebbe per andare su, per navigare un po' di giochini di intrattenimento casual, ma se, fondamentalmente serviva per portarla e girare in rete. E questo è il Dreamcast. Molti ora lo modificano perché è uscito questo GDEMU, per cui sostituite il blocco del lettore con una schedina sagomata apposta, con la scheda di memoria potete caricare i giochi direttamente dalla scheda di memoria. Anche perché sia la console difficile da trovare, insomma non rara, però insomma si trova difficilmente, i giochi ancora di più. Vabbè, alcuni, io vedo Sigarelli per esempio, uno dei migliori giochi per il Dreamcast, secondo te qual è? Ma io su Dreamcast faccio difficoltà ad ammetterlo, ma mi sono divertito tanto con Samba di Amico che aveva le Maracas, che era il classico giochino lì. Però il gioco che mi è piaciuto più di tutti, oltre al classico Sonic Adventure 1 e 2, Zombie Revenge, ho giocato tanto a Zombie Revenge e qui ce l'ho anche qui da nascondere la pistola, sfugge il nome, House of the Dead. House of the Dead. House of the Dead. Ma c'era bella anche quell'avventura grafica, quella che era, se non sbaglio, potevi esplorare tutto. C'era Skies of Arcadia, poi Shenmue. Shenmue purtroppo però ammetto di non aver finito il secondo, quindi non ho giocato nemmeno il terzo, uscito ora. Ho capito. Sulle piattaforme, Shenmue era... Shenmue fu rivoluzionario, un open world fatto con cose che ancora adesso non riusano, tipo andare nei posti a quell'ora precisa. E poi se non sbaglio era un mix anche fra combattimenti. Combattimenti, potevi andare in sala giochi e giocare con i classici della Sega. Particolare, molto particolare. Molto particolare, grande titolo, grande titolo. Vabbè, insomma, via, abbiamo visto... Due Dreamcast giapponesi. Due Dreamcast giapponesi. Due giocatori differenti, se mancavano i Dreamcast in collezione non è sicuro, non mancano non più. Non mancano più. E cosa volevo dire? Mi dispiace che tempo fa, nei tempi di in pieno Covid, questo per informarvi un attimino, qui avevamo una marea di scatole da aprire, ma io non ero in forma e purtroppo non si fece l'unboxing, peccato perché c'era veramente materiale per un anno, per un anno. E anche tanta bella, tanta bella roba. Va bene ragazzi, il video è finito. Sì, veloce. Ho scattato la sorpresa perché non ci senza montaggi, niente, se non cosa ci fosse. E Maurizio, grazie della tua. Grazie a te. Io ti saluto. Mi fa piacere di essere tornato in video con te. Sto copy che speravo. No, puoi lasciarlo qui, non ti preoccupare. Ora puoi andare. Vai a farti un altro video videofonico, vai. Sì, vabbè. Ragazzi, bel like, iscrivetevi come sempre, lo sapete. Ciao. Carlo, dov'è la pasta? In basso a destra. Basso a destra. Sì, la mi fa... Non ce la segavi. In alto, guarda un alto. In alto. Sei sicuro? Oh, che è successo? Che hai fatto? Sì, va. È un po'. Ah, aspetta un po', eccola lì, l'ho trovata! Sì, ma è quasi finita! Vediamo un po', le mescolo, una è Barilla e una no! Cosa faccio? Le mescolo? Non sono mie uguali! Sono tutte uguali! Uguali. Sono diverse solo! Vedi? Sono diverse! Mo proviamo, eh!
Con Barilla mai nessun problema. Puoi essere tranquillo su ogni tipo di pasta. E non si scuocerà mai. Allora, com'è questa? Pasta! E questo è uguale? Com'è questo? Uguale? Ma è Barilla! Hai visto? Ma cosa hai dato? Questo è scaduto! È scaduto! No, non è vero! No, è scaduto! Ma schifo! Imbecille malato! No, no, no! È buono!